Bentornati in questo nuovo video. È da un bel po' di mesi che non ci vediamo e in questo video volevo un po' spiegarvi il perché. In realtà, se seguite il mio canale, non so se è ancora rimasto qualcuno, è da qualche annetto che avrete notato che non pubblico più video come prima e dietro a questa mia azione, diciamo così, e dietro a questo c'è una motivazione in realtà. In poche parole mi sono laureata, quindi in questi 3 anni sono stata impegnatissima con l'università e non ve l'ho mai detto in realtà, quindi ve lo dico adesso. Ed questo è stato più o meno il motivo che un po' mi ha allontanata da YouTube, perché ero veramente impegnatissima. Uscivo di casa alle 7 del mattino praticamente e tornavo spessissimo alle 7 di sera, se non a volte anche più tardi. In questi ultimi 3 anni sì, ho fatto qualche video, però meno rispetto al passato, e in particolare in questi ultimi 3 mesi ho deciso proprio di in qualche modo lasciare YouTube, perché ormai comunque erano proprio gli ultimi mesi di fuoco dovuti alla tesi e a tutto il resto. Io ho avuto anche l'esame di stato, quindi ero veramente molto impegnata e volevo impegnarmi al massimo, concentrarmi solo su quello, anche perché poi ho anche, diciamo, lavorato in questi mesi, in questi ultimi mesi proprio prossimi alla tesi, e quindi ho preferito aspettare per poi dedicare un pochino più tempo a YouTube e riprendere poi veramente come si deve. Quindi in questi 3 anni ho dovuto mettere un po' da parte YouTube, però devo dire che sono stata molto felice della scelta che ho fatto intraprendendo questo percorso universitario, perché mi è piaciuto veramente moltissimo. Questi 3 anni sono stati veramente molto impegnativi, perché oltre allo studio dovevo, oltre a frequentare continuamente le lezioni giornalmente, avevo anche il tirocinio, e quindi o ero a lezione o ero a casa a studiare, o avevo il tirocinio. Inoltre ho anche, diciamo, portato avanti il mio lavoro come makeup artist in questi anni, e quindi è stato abbastanza impegnativo, però è stato un percorso veramente bellissimo. E è stata proprio un'esperienza bella e piena, impegnativa, perché io ho scelto una professione completamente diversa rispetto a quella che conoscete voi, che è quella di makeup artist, e io ho scelto una professione sanitaria, sia perché l'ambito mi è sempre appassionato, un pochino l'ambito, a me sarebbe piaciuto molto fare per esempio biologia o qualcosa del genere, però ho voluto scegliere qualcosa che avesse anche delle prospettive poi lavorative concrete, e quindi mi sono orientata sulle professioni sanitarie. Sapete che ci sono 3 scelte quando si fa il test d'ingresso per professioni sanitarie. Si possono scegliere 3 professioni, e alla prima scelta io avevo messo logopedia, sia perché mi interessava moltissimo e anche perché comunque vi erano delle prospettive lavorative. Non sono passata come alla prima scelta, però mi hanno preso alla seconda, che era quella che ho fatto io, che è, ve lo dirò, ma sono sicura che non saprete di cosa si tratta, ed è assistenza sanitaria. Ed è sicuramente qualcosa di molto diverso rispetto a quello che vi state aspettando adesso, a meno che proprio non conosciate l'ambito. Devo dire che in realtà è un ambito molto bello. Si tratta di un professionista sanitario che si occupa, che lavora nell'ambito della prevenzione, della promozione e dell'educazione alla salute. Si lavora nelle ASL, nei consultori, insomma, nelle scuole, in diversi posti. Comunque adesso non vi sto a dire cosa si fa. Mi ricordo ancora il primo giorno di università. Eravamo all'interno di questo grande salone, riuniti con dei docenti, chiamiamoli così, anche se poi non sono veramente docenti, con dei professionisti che poi ci hanno seguito 3 anni in questo percorso. E mi ricordo ancora le parole di una di queste, che diceva: dopo questo corso di laurea, dopo questi 3 anni, uscirete da qui cambiati. E devo dire che effettivamente è molto vero, perché sì, mi sento cambiata, perché è come se si facesse una sorta di percorso anche interiore, perché poi la professione che si va a intraprendere ha a che fare comunque moltissimo con le persone. Quindi per poter avere a che fare con le persone, devi anche in qualche modo
sviluppare delle competenze, però fare anche tutto il lavoro di introspezione che effettivamente ti cambia. E devo dire che sono stata molto felice, come vi dicevo, perché sono stati 3 anni sì impegnativi, ma veramente belli, stupendi, pieni, e ho incontrato anche delle persone fantastiche, altre persone meno fantastiche, non proprio fantastiche, però delle persone anche molto, dei professionisti molto competenti, veramente che stanno in qualche modo nel fatto loro, sanno fare il loro lavoro benissimo e sanno che avere a che fare con gli studenti, oltre che ovviamente ad alcuni miei compagni di corso che hanno condiviso questa esperienza. Dico proprio condiviso perché è stato un po' come quasi una seconda famiglia, perché praticamente passavo la mia intera giornata all'università, cambiando, girando tra ospedali, ASL, lezioni, aule e così via. È stato veramente un bel percorso, quindi se siete indecise se iscrivervi o meno all'università, io ve lo consiglio sempre che non vi piaccia, perché se dovete fare una cosa che non vi piace, che non vi appassiona, è meglio lasciare perdere, perché comunque si capisce, non riuscirete nemmeno, secondo me, a portare termine bene al vostro obiettivo. E quindi finalmente il 29 novembre, che è un mercoledì, mi sono laureata e adesso ritorno sul tubo e sono felicissima perché mi è mancato tantissimo. Se avete qualche consiglio, se volete vedere qualche video in particolare, scrivetemelo qui sotto. Penso che, visto che ancora sono in un'area di festa e festeggiamenti, magari nel prossimo video vi faccio vedere i regali che ho ricevuto per la mia laurea. È stata veramente una bella festa e proprio un giorno bello, emozionante, veramente bellissimo, e sono stata felicissima. Quindi aspetto i vostri consigli qui sotto, se vi va di lasciarli. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!